Buonasera a tutti. Prima di tutto desidero ringraziare l'amministrazione del comune della Turris che ci ha messo a disposizione il campo, se anche ci sono state delle difficoltà burocratiche che poi alla fine sono state superate. Quindi ci tengo a ringraziare l'intera amministrazione comunale che si è messa a disposizione e che ci ha ospitato. Ringrazio anche la tifoseria della Turris che come al solito è sempre al nostro fianco e siamo gemellati con loro, per cui è una bella cosa, ecco, questo clima di collaborazione. Inoltre desidero anche ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro svolto e la società chiaramente della Turris. Quindi queste erano le premesse che desideravo prima di tutto rilasciare, le dichiarazioni ritenevo di dover rilasciare. Presidente, al termine di una settimana infernale per l'organizzazione di questa partita, lo possiamo dire. Finalmente è arrivata la domenica, c'è stata la partita, ha rivisto un po' di quello spirito battagliero della Nocerina, meglio rispetto alle ultime uscite stagionali. Sicuramente la squadra si è battuta fino all'ultimo minuto per portare a casa un risultato positivo, però purtroppo anche se non è arrivata ha dimostrato sul campo di effettivamente di essere una squadra battagliera, di tenerci alla vittoria, di tenerci ai colori della Nocerina. Quindi ringrazio anche i giocatori per l'impegno che stanno dimostrando continuamente nei confronti della società, nei confronti della maglia che loro indossano. Sta per iniziare un'altra settimana delicata perché non si giocherà a Torre del Greco domenica prossima, si è alla ricerca di uno stadio, più o meno possiamo definire qualche papabile sede. Allora, io posso essere sincero, in questi giorni ho vissuto dei momenti, se anche la parola è grossa, da incubo, perché quando ho iniziato a fare il presidente della Nocerina pensavo che le difficoltà maggiori erano quelle di risanare la situazione debitoria, ma in quest'ultimo periodo sto avendo tante di quelle difficoltà che non mi immaginavo in nessun modo di dover affrontare e di dover superare. Io in questi giorni, quando è successa la situazione del campo a Nocera, della revoca dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione, veramente ho dovuto avere i nervi di ferro per non crollare perché mi sembrava che tutto mi era avverso, però io sono abituato a lottare, sono convinto che devo assolutamente far sì che questa società, questa squadra rimanga in questo momento, si salva e poi chiaramente continuerò ad affrontare i problemi che quotidianamente si presentano in modo inaspettato. Per cui io sono convinto che continuerò a lottare con la fermezza, la volontà che ho sempre dimostrato anche in questo ultimo periodo e sicuramente affronterò anche il problema del campo, che adesso non so se ci ospiteranno ancora a Torre oppure dovrò vedere per un altro campo. Io sicuramente in questi giorni vedrò ad Ancri perché mi è stata data la notizia che venerdì il campo è stato omologato, per cui potrebbero anche concedercelo nella prossima partita. In questo momento non so se è disponibile per domenica il campo di Ancri oppure devo ritornare qua a questo di Torre. Presidente, quanto le dispiace non poter giocare a Nocera? Ma io veramente sono molto molto rammaricato, dispiaciuto e in questi giorni sto vivendo dei momenti molto difficili perché allontanarmi da Nocera Inferiore, la città dove io sono nato, sono cresciuto, e non poter far giocare la squadra del mio cuore, nel mio paese, nel mio stadio, veramente ho penato tantissimo. Purtroppo la realtà è questa, io questa situazione l'ho dovuto per forza maggiore affrontarla in questo modo e spostarmi da Nocera Inferiore. Io mi auguro che nel più breve tempo possibile l'amministrazione, i tifosi si rendono conto di questo mio grosso dispiacere, di questo mio grosso rammarico e mi diano una mano d'aiuto per poter di nuovo ritornare a Nocera, ritornare con una squadra che ritorna a quei vecchi splendori che era di una volta. Grazie.
chiaramente, veramente io sto penando sette camicie e sono molto molto dispiaciuto per tutte queste situazioni che si stanno verificando in quest'ultimo periodo. Presidente, da tifoso numero uno, come l'ha vissuta questa partita? Sono sincero, io sono sempre molto freddo, calmo, ma oggi mi ha preso il cardiopalmo purtroppo per come è andata la partita, però è chiaro, aver portato un pareggio a casa ci soddisfa in parte, diciamo che visto anche la classifica chiaramente mi dà un po' di tranquillità, ma ritengo che per non penare così come stiamo penando in quest'ultimo periodo, speriamo che arrivino dei risultati completamente positivi, per cui mi danno un po' anche più di tranquillità, come lo danno sicuramente anche ai tifosi.